Chiedo Esposito, è il PD di Zingaretti? Dove va, caro Esposito? Dove va? Perché io sentivo ieri, lo facevamo vedere, Zingaretti che parla del simbolo che sarà presentato, PD, la parola Europa, ma quale Europa? Quale? Basterebbe utilizzare la posizione di Borghi per dire che è legittima, ma che lo voglio dire con grande franchezza, cioè Borghi ci ipotizza una ricetta del passato, quando l'Italia stampava moneta, Stavamo quando meglio. tutto. No, si stava meglio quando si stava peggio, vedi Borghi, il problema è questo, che chi ci ascolta può anche essere affascinato da questa idea, però bisogna che gli ricordiamo che il debito pubblico che stiamo pagando oggi e che ci azzoppa è figlio di quelle politiche che tu vorresti E il riproporre. Cioè, credito stampiamo pubblico, moneta, io risparmio. aumentiamo il deficit. No, però Borghi, perdonami, io ho grande rispetto per tutte le posizioni. Io ho la sensazione che tu, rispetto al Ministro dell'Economia e credo anche al Presidente del Consiglio abbia una posizione tua, ma che non appartiene a loro. Detto questo, hai ragione a dire che le elezioni europee, fermati, hai ragione a dire che le elezioni europee saranno uno spartiacque, e saranno uno spartiacque che io temo voi stiate giocando però sulla pelle del paese, perché la scommessa chiara che voi fate, o che tu fai, o chi insieme a te la pensa così nella Lega, è quella di ribaltare completamente gli equilibri dell'attuale Commissione, cioè quindi con le forze populiste che non solo stracciano gli accordi, ma che di fatto stracciando quegli accordi fanno venire meno l'idea dell'Europa unita. Ecco, per rispondere a Pancani, il Partito Democratico, pur avendo con chiarezza l'obiettivo di modificare alcune politiche, non pensa che il tema sia stracciare completamente l'alleanza europea, così come pensa di farlo Borghi, e credo che la sfida per le prossime elezioni europee stia esattamente qui. C'è un'idea antieuropeista che ci propone Sì. di tornare a stampare moneta. Io temo che ci fanno fare la fine dell'Argentina in 6 mesi, ma detto questo, con il fallimento del paese. E Allora, l'idea, tu ridi, ma guarda Borghi, io spero che, io non rido, sai perché non rido? Perché io credo che la incoralito. competizione, no, ma che la Il competizione vostro ex che c'è responsabile economico che pensava che all'interno del incoralito governo tra era una voi e il moneta. Movimento 5 Stelle in vista Posso? delle prossime elezioni europee sia fatta sulla pelle degli italiani e ho paura che gli italiani se ne accorgeranno Ho presto. finito il tempo, Borghi, un tweet deve essere proprio un tweet di replica. No, ma noi non vogliamo stracciare gli accordi, vogliamo fare nuovi accordi con nuove forze politiche che hanno un'idea molto diversa, tutto lì. Cioè, il PPE-PSE, quindi quella specie di Nazarenone europeo che c'è stato fino adesso, ci ha portato in questa situazione, vogliamo fare una cosa differente, tutto lì. Chiaro.